Nuove regole e nuovi alloggi a la Latina per le famiglie che hanno lasciato il campo Alcarama dopo l'incendio del 2 luglio 2022, l'inviata Antonia Moro. Com'è la situazione qui allex Rossi? Stiamo aspettando circa mo, si avvicina quasi un anno e non hanno fatto ancora niente. Aspetta un po' noi una casa perché qua non abbiamo una casa. Si entra là? Siamo vicini con Letti. Tutti insieme in un grande spazio all'interno di una struttura espositiva messa a disposizione dalla provincia di Latina per 18 famiglie rom evacuate dal campo Al Carama in seguito all'incendio del 2 luglio 2022. Adesso è un po' bene perché hanno messo il riscaldamento. E per i bimbi sono neonati, tanti neonati, bimbi piccoli. Il commissario ha firmato il 12 o l'11 l'appalto per il nuovo campo che si. In tre mesi. Firmato un protocollo tra il commissario prefettizio di Latina e l'associazione 21 luglio per un progetto di centro di autonomia abitativa, momentaneamente dedicato alle famiglie che abitano nell'ex Rossi, adibito anche a centro vaccinale, ma la cui finalità è quella di far fronte all'emergenza abitativa sia per gli italiani che per gli stranieri. Abbiamo un obbligo morale nei confronti di queste 18 famiglie. Successivamente questo centro verrà utilizzato per tutte le emergenze e le criticità del territorio di Latina. Il passaggio dalla realizzazione di un insediamento per soli Rom a un centro di autonomia abitativa per qualsiasi cittadino italiano e straniero Rom non Rom rappresenta per noi una svolta epocale. Nel frattempo l'Associazione 21 luglio sta stilando un regolamento che dovrà essere accettato dalla comunità Rom. Prevede una serie di regole di ingaggio per l'accesso a questo nuovo campo temporaneo in vista di un aspicabile alloggio definitivo. La finalità ultima del progetto è l'inclusione sociale.